Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti. Bentrovati a voi tutti sintonizzati sul 99 del Digitale Terrestre per seguire il nostro telegiornale. Sabato 15 gennaio dell'anno 2022, vediamo subito i titoli delle principali notizie che tratteremo nel corso di questa edizione. Parte la mobilitazione generale antimafia, primo vertice con il sottosegretario alla giustizia. Stamattina incontro prima in procura, poi in prefettura, vertice promosso dal Movimento 5 Stelle. Elicotteri su Foggia e San Severo, maxi operazione nel corso della notte, controlli e perquisizioni nei luoghi più sensibili del territorio, centinaia di uomini impegnati. Reset politico, rinascita con ricambio generazionale, Giulio Colecchia, ex segretario della CISL, Rosa Cicolella, Italia Viva prefigurano la scena. Nella nuova mappa c'è il partito di Calenda, l'onorevole Nunzio Angiola presenta la squadra provinciale di Azione. Calciomercato, slittano alla prossima settimana i primi colpi del Foggia, nutrita l'agenda di Pavone, spuntano nuovi nomi. Dopo le bombe a San Severo e a Foggia ed altri attentati con la matrice mafiosa, parte la mobilitazione generale in provincia di Foggia, non solo a San Severo e Foggia, per combattere il crimine organizzato. Questa mattina c'è stato il primo vertice con la presenza del sottosegretario alla giustizia qui a Foggia, prima in procura, poi in prefettura. Ha seguito i lavori Roberto Parisi che ci riferisce. Un incontro utile per raccogliere informazioni e istanze da sostenere in tutte le sedi istituzionali finché magistratura e forze dell'ordine possano avere tutti gli strumenti necessari per contrastare la criminalità locale, la cosiddetta quarta mafia, ritenuta la più pericolosa in questo momento. E questa mattina una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle, capeggiata dal foggiano Marco Pellegrini e dalla sottosegretaria alla giustizia Anna Macina, ha incontrato prima i vertici del Tribunale di Foggia ed il procuratore capo di Foggia Vaccaro, poi il prefetto ed il commissario straordinario del Comune di Foggia e successivamente in giornata anche i sindaci di San Severo e Cirignola. Sentiamo la sottosegretaria Macina sull'impegno in favore del territorio. Innanzitutto la presenza dello Stato penso si possa sentire e percepire. Quello che va sotto sottolineato che l'attenzione su Foggia si registra nel corso degli ultimi anche 3 anni, nel senso che sono già stati fatti una serie di interventi che riguardano non soltanto l'ampliamento della pianta organica ordinaria della magistratura, io parlo ovviamente per il comparto giustizia, che riguardano anche la pianta organica flessibile che prevederà delle unità in più, personale amministrativo, sono stati fatti investimenti anche sulla cittadella della giustizia, ci sono 70 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio del 2018. C'è l'istituzione della DIA, per esempio, e c'è anche l'arrivo di 50 uomini in più che la ministra Lamorgese ha annunciato proprio rispondendo ad un question time in Senato di un senatore del Movimento, il senatore Pellegrini. Ciò detto, è evidente che non basta, tant'è vero che la presenza dello Stato si fa sentire, anche l'operazione condotta questa notte è una prova della presenza dello Stato costante e continua. Ovviamente occorrerà tornare, occorrerà mantenere alta l'attenzione, la ministra Lamorgese sarà qui lunedì e sicuramente ci saranno anche altri interventi che anche la ministra della Giustizia, con la quale ho già parlato e dalla quale ho già acquisito la disponibilità a attenzionare ancora di più questo territorio, non mancheranno. Primo obiettivo quindi sarà avere la presenza del pool di inquirenti della direzione distrettuale antimafia sul territorio foggiano. Tra le possibili novità, la proposta del prefetto di Foggia di aprire un commissariato di polizia a Vieste. L'impegno ci sarà sempre, noi non daremo tregua a quelli che sono contro questa comunità, non consentiremo a nessuno di mettere le mani sulla gente di questa terra, perché è gente che poi
la maggior parte è gente buona e non va offesa nella propria dignità e nel proprio decoro. E avete sentito nel corso delle interviste della sottosegretaria alla giustizia il riferimento alla maxi operazione effettuata nel corso della notte e poi all'arrivo di Lamorgese qui a Foggia lunedì. In attesa del vertice di lunedì, dunque, le forze dell'ordine da stanotte sono state impegnate praticamente tutte, carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, in controlli e perquisizioni. Si tratta di una immediata risposta in termini di legalità di controllo del territorio da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza, dopo i gravi episodi delittuosi che nei giorni scorsi hanno colpito e ferito le città di Foggia e San Severo. Dunque entriamo nei particolari con Angelica Dandola. La risposta dello Stato alla mafia arriva questa notte nel territorio foggiano, una maxi operazione da parte della polizia giudiziaria e da parte delle forze dell'ordine nel cuore della città di Foggia e di San Severo. Centinaia di agenti della Polizia di Stato, della Questura e di militari dei comandi provinciali, dei carabinieri e guardia di finanza in contemporanea hanno eseguito decine di perquisizioni e controlli a tappeto in più aree sensibili del capoluogo e della provincia, alla ricerca di armi, droga e malviventi. L'ennesimo intervento da parte della squadra Stato, le cui risultanze operative ed investigative saranno poi vagliate dall'autorità giudiziaria competente. Una risposta in termini di legalità e di controllo del territorio da parte di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, dopo i gravi episodi delittuosi che da inizio anno hanno colpito e ferito le città di Foggia e San Severo. Coinvolti anche gli uffici e i reparti speciali ROS, Cico, Cigo, Bari, reparto prevenzione, crimine, carabinieri, cacciatori di Puglia, Baschiverri, l'undicesimo reggimento e carabinieri di Puglia, cinofili, tutti in sinergia per intervenire nella maxi retata di questa notte, cinturando interi blocchi di edifici interamente perquisiti. L'obiettivo dell'imponente operazione, oltre che ribadire la presenza forte dello Stato sul territorio, è quindi quello di restituire la piena fiducia ai cittadini onesti e per bene di Foggia e provincia. Cronaca, scoperta una organizzazione specializzata nella ricettazione e commercializzazione di opere d'arte false o contraffatte attribuite al grande maestro Mauro Reggiani. Sono 60 i falsi dipinti sequestrati e 23 le persone indagate. Le opere sul mercato illecito sarebbero state vendute dai 15.000 ai 70.000 euro. Il giro di affari sarebbe stato di circa 1 milione. Nella cronaca, all'aggiornamento sul Covid, numeri sempre alti in Puglia, ma per quanto riguarda la soglia critica nelle terapie intensive non è stata superata. Di conseguenza la regione Puglia resta in zona bianca, dunque era praticamente al confine con la zona gialla. Ricordiamo che sono due le regioni che da lunedì prossimo cambieranno colore nella mappa del Covid e sono la Campania e la Valle d'Aosta. La pagina della politica, nella nuova mappa nazionale della politica c'è il partito di Calenda, che qui a Foggia è rappresentato dall'onorevole Nunzio Angiola, e il partito di Calenda, dunque Azione, sarà presente anche nella nuova mappa politica locale, cioè della provincia di Foggia. Angiola questa mattina ha radunato gli iscritti per la prima assemblea provinciale del partito. Sentiamo l'onorevole Angiola. L'alleanza a livello nazionale è stata già concordata con Più Europa. Si cerca un'alleanza anche a livello locale? Assolutamente sì, tutte le forze politiche che si identificano in ideali, in principi, in valori liberal-democratici sono ben accetti. Ecco, a livello nazionale stiamo allargando la platea anche a quelli che hanno partecipato al tavolo di Cottarelli e quindi anche Base, di Marco Bentivogli ed altri.
quindi siamo veramente aperti ad ogni apporto che, purché si identifichi in ideali europeisti, riformisti, liberaldemocratici e ecologisti pragmatici, e penso che siano veramente tanti quelli che si riconoscono in questi valori. Qui a Foggia è il momento della prima semina? E ormai stiamo seminando già da un po', abbiamo 15 consiglieri comunali in giro per la provincia. Adesso abbiamo fatto una lista molto forte per quanto riguarda le elezioni provinciali, sosteniamo Gigi Marino e lo faremo eleggere. Quindi saremo impegnati su tutti i fronti. Sì, il rinnovo del consiglio provinciale è fondamentale per eleggere poi il nuovo presidente della provincia. Qual è il vostro alleato? Cioè, chi sostenete? Noi non abbiamo difficoltà al momento nel valutare positivamente il lavoro che ha fatto Nicola Gatta. Ovviamente ci porremo la decisione ultima la prenderemo al momento opportuno, però per il momento, ecco, l'amico Nicola Gatta secondo me sta facendo un lavoro egregio. Restiamo nel partito di Calenda, dunque nel partito Azione, perché come dicevamo poco fa sarà presente anche alle prossime elezioni anche comunali qui a Foggia. E allora sentiamo come si sta organizzando il partito, il coordinatore provinciale è Matteo Triventi e noi lo ascoltiamo. La strada è lunga, soprattutto qui a Foggia, ma comunque non è proibita. Come la vede questa strada di Azione? Assolutamente, è una strada lunga, ardua, però sono le sfide proprio quelle che ci piacciono. E tra l'altro partiamo già da un lavoro ben fatto dall'onorevole Nunzio Angiola, commissario provinciale, che ha già fatto conoscere Azione in Capitanata. Abbiamo ad oggi una decina di amministratori che risiedono nei vari consigli comunali e quindi è reddito già come dire un buon inizio. Gli obiettivi per il futuro sono quelli di far conoscere sempre di più questo partito che si colloca come dire in uno spazio che non è un nuovo centrino tra destra e sinistra, bensì in uno spazio molto più ampio, che è quello che nasce tra come dire la differenza tra la politica delle promesse vane e quella che è la politica dei fatti. Non per questo partito si chiama Azione. Però la tendenza dovrebbe essere quella dell'area vasta del centro-sinistra. Sì, sì, non è così un'area vasta del centro-sinistra, ci poniamo di ragionare con quelli che sono i partiti che avranno delle progettualità importanti. Sicuramente siamo distanti da sovranisti e da populisti, così come dice Calenda. Intanto c'è già un primo appuntamento con le urne, saprete delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale, che potrebbero avere una coda. Il PD e la Lega, che hanno visto le loro liste bocciate per vizi di forma, faranno ricorso al TAR. Il PD dovrà giustificare la firma autenticata a Serra Capriola, quindi fuori dal territorio di appartenenza. La Lega, quella di uno dei candidati che non risulterebbe valida. Per la Lega il ricorso al TAR è stato annunciato dal segretario provinciale Daniele Cusmai. Futuro e rinascita di Foggia, dunque nella mappa politica c'è Azione, ma ecco che scenario possiamo prefigurare? Non c'è soltanto la politica a rappresentare il futuro, ma ci sono anche le associazioni e si è costituito il 13 gennaio scorso il coordinamento delle associazioni per la rinascita della città di Foggia. Hanno già aderito persone di alto profilo della città, il direttivo è composto dall'avvocato Mauro Marzocco, da Gianfranco Corsini, Raffaella Francavilla, Domenico Faleo, l'architetto Giuseppe Ricciardi, Walter Mancini, che è il presidente, e poi dal giornalista Nino Abbate, che è il portavoce. Tutti impegnati per definire il futuro della città di Foggia e superare questo difficile momento. Ma come si riparte? Si riparte con l'azzeramento, il reset della classe politica, della classe dirigente o no? Questa mattina abbiamo sentito Giulio Colecchia, ex segretario della CISL, e Rosa Cicolella di Italia Viva.
In questo momento è tutto in disfacimento e bisogna ricostruire, bisogna ripartire, ma è forse un'occasione buona perché i cittadini riscoprano la politica, riscoprano non solo i mandati a chi viene eletto, ma anche la voglia di cimentarsi direttamente, di mettersi in gioco, di parlare dei problemi di Foggia, non solo denunciarli, evidenziare le maniere in cui possono essere risolti. E per il reset totale della vecchia classe politica? Io credo che sia tutto un processo in divenire. Incominciamo a mettere in campo le energie, quelle nuove, quelle fresche, chi vuole appunto impegnarsi. Poi l'operazione di sostituzione con quello che non è andato e che non va più bene avverrà automaticamente. Io penso che prima della scena politica sia importante un reset e quindi entrare in empatia con il territorio. È una città... Reset totale? Ma io penso che, chiaro che non escludo nessuno e non parlo di un reset di carattere personale, parlo di un reset di metodo, parlo di un reset, forse a volte sarà anche necessario che qualcuno faccia un passo indietro, ma rispetto a valutazioni che sono assolutamente personali. Così come... Ma poi il metodo lo applicano gli uomini? Certamente, perciò dico probabilmente poi se ci si rende conto che è difficile innovare, forse è anche il momento di un ricambio generazionale, ma non soltanto, perché c'è tanto anche da prendere da esperienze pure importanti, antiche, che hanno dato tanto a questo territorio e che possono anche fare da modello, voglio dire, a determinati comportamenti. La città che vorrei, Foggia che vorrei, ne parleremo giovedì prossimo nel primo numero del nuovo anno di Senza Maschera, in prima serata naturalmente sulla nostra rete. E Vladimir Luxuria, la testimonial dell'anno 2022 per la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue dell'Avis comunale di Foggia. Vladimir Luxuria sarà a Foggia per la presentazione ufficiale giovedì prossimo 20 gennaio alle 11 nella sede Avis in via Nazario Sauro. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il calcio mercato dei rossoneri. I primi colpi slittano all'inizio della prossima settimana. Tiziano Errichiello. Entra nel vivo il mercato del Foggia con i primi colpi che potrebbero essere ufficializzati nei primi giorni dell'entrante settimana. Peppino Pavone ha da giorni intavolato trattative con diversi club e il taccuino è fitto di nomi di calciatori che potrebbero fare al caso del modo di intendere calcio del tecnico Zeman. La notizia di giornata è quella di un possibile divorzio eccellente da un calciatore che era ritornato sui suoi passi ad inizio stagione e che aveva deciso di vestire nuovamente la maglia rossonera. Parliamo di Michele Rocca, che potrebbe lasciare Foggia con destinazione Modena, che è uno dei club che ha avanzato richiesta per il forte centrocampista. Sul piede di partenza anche i vari Dienno, Ballarini e Vigolo, che non hanno trovato molto spazio nella prima parte di questa stagione. C'è un nome nuovo che pare essere molto più che un semplice ammiccamento da parte del DS Barlettano e che è un obiettivo vero del club di Viale Ofanto. Thomas Kupitz, 32 anni, centrocampista di destra, che attualmente veste la maglia del Pordenone in Serie B, e dove non ha trovato molto spazio fino ad oggi. Il calciatore ha vestito anche le maglie di Salernitana, Bari, Ascoli, Trapani, Chievo, Novara e Brescia, per citare i club più rappresentativi. Potrebbe essere lui uno dei papabili alla maglia rossonera. La trattativa per Diego Peralta dovrebbe sbloccarsi nei primi giorni della prossima settimana, nonostante proprio nella serata di ieri il calciatore sia andato a segno nei minuti di recupero con la maglia della Ternana nella gara persa contro l'Ascoli. Sempre valide le piste che portano a Luigi Cuppone, forte attaccante del Cittadella, e Alberto Rizzo della Juve Stabia, per il quale ci sono però da superare alcune problematiche economiche che il calciatore vanta nei confronti del club gialloblu campano. Dopo Mirko Eramo, un altro calciatore dell'Entella è entrato nel mirino del Foggia. Manuel Cicconi, centrocampista di sinistra, classe 97, è un altro profilo a cui si sta interessando Peppino Pavone. Difficile arrivare a Simone Russini, sul quale però il club del presidente Canonico rimarrà vigile fino al termine di questa sessione di mercato.
Se volete potete seguire tra poco la replica di Solo Foggia con Giovanni Vigilante, Alberto Mangano e Mimmo Attini. Noi rivediamo i titoli delle principali trasmesse. Parte la mobilitazione generale antimafia, primo vertice con il sottosegretario alla giustizia. Stamattina incontro prima in procura, poi in prefettura, vertice promosso dal Movimento 5 Stelle. Elicotteri su Foggia e San Severo, maxi operazione nel corso della notte, controlli e perquisizioni nei luoghi più sensibili del territorio, centinaia di uomini impegnati. Reset politico, rinascita con ricambio generazionale. Giulio Colecchia, ex segretario della CISL, Rosa Cicolella, Italia Viva prefigurano la scena. Nella nuova mappa c'è il partito di Calenda. L'onorevole Nunzio Angiola presenta la squadra provinciale di Azione. Calciomercato, slittano alla prossima settimana i primi colpi del Foggia. Nutrita l'agenda di Pavone, spuntano nuovi nomi. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona domenica. Per noi di Livella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Livella, passione mediterranea nel mondo. Auto di Carlo, la città delle automobili. Da Euronics. Anno nuovo, nuovi sconti. Dal 3 al 26 gennaio, con tutte le offerte Euronics, quest'anno inizia alla grande. Centinaia di prodotti con sconti fino al 40% e paghi dopo Pasqua a tasso zero, senza interessi e senza spese. Euronics, un mondo più avanti. Matteo Latorre, storia di un imprenditore, il libro che racconta la vita di un foggiano innamorato del lavoro. È disponibile nei punti vendita Euronics, nelle librerie e online.